Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, precisamente in Città Vecchia, piazzale Democrate, anzi Porta Napoli è la zona veramente, piazzale Democrate, proprio in prossimità dello splendido scenario del ponte di Pietra. Qui dicevo c'è, poi vedremo perché, il ristorante mitico Al Gambero. Tutta una serie di vicissitudini, un sequestro, pare che chi gestisse il Gambero non avesse pagato i canoni dovuti al comune. Fatto sta, ora non entro nel tecnicismo della vicenda, sta di fatto che da oltre un decennio e forse più questa struttura, per un motivo o per l'altro, non trova pace. Si apre, si chiude, cambiano le gestioni, ci sono varie vicende giudiziarie. Ora una struttura bellissima in una zona fantastica si ritrova tristemente chiusa. Non entro nel merito della vicenda, ma mi domando: è possibile in queste condizioni fare turismo a Taranto? Non si trova un imprenditore in grado di rilevare come si deve la struttura, di pagare il canone, di fare turismo, di creare occupazione, di far rivivere una città e una zona morta? Questa è la realtà di Taranto. Taranto è una città morta, e queste situazioni, come questa del Gambero e come altre, denotano uno stato di decozione assoluto. È davvero triste vedere una struttura del genere con tanto di sigilli, con tanto di catenaccio. Per carità, ha fatto bene la magistratura, era suo dovere farlo, ci mancherebbe altro, ma ci fa pensare sullo stato di miseria in cui versa Taranto. In un'altra città d'Italia un punto del genere sarebbe stato sfruttato all'infinito, ci sarebbe stata la guerra per chi doveva accaparrarsi il ristorante e gestirlo. Qui invece è tutto chiuso. Taranto oggi è una città morta.